a scoprire. Eccola qua. Non vi nego che in consiglio c'è stato un lungo dibattito sul nome della piazza, la intitoliamo qualcuno, eccetera. Alla fine poi abbiamo detto, ma scusate, abbiamo già i cartelli a inizio paese dove c'è Rocca Ciliè e Balcone di Langa, abbiamo realizzato questa piazza che lo è, con tutto un paesaggio attorno, per cui era naturale che alla fine questa piazza venisse intitolata Piazza Balcone di Langa. Penso che il nome è stato azzeccato. Altre cose, abbiamo qui il progettista, l'impresa che ha realizzato i lavori, ma prima di passare la parola a loro, una benedizione da compadre Taddeo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Le meraviglie del creato, gli eventi della storia che una misteriosa provvidenza volge fine di bene, le opere degli uomini amati della giustizia e della pace, muovono il nostro cuore a benedire Dio sorgente prima di ogni dono. Noi crediamo con Apostolo Paolo che tutto coopera al bene per coloro che temono e amano il Signore. In ogni circostanza cerchiamo il suo paterno aiuto, perché aderendo in Cristo la sua volontà tutto compiamo per la sua gloria. Adesso è il momento della benedizione. Benedetto sei tuo Dio, creatore dell'universo, che hai fatto buono tutte le cose e affidato all'uomo le risorse della terra. Baciamo sempre con gratitudine dei beni da te creati, condividiamo i tuoi doni con i poveri nell'amore di Cristo. In questa piazza, Signore, benedici, portate tutte le gioie e pace per le persone che passano qua. Date una grande guarigione a chi è malato, dai le forze dentro la loro famiglia, che è unito in questo comune, insieme con tutte le persone in questo comune. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, vi benedica di ogni potente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie Don Taddeo per le tue parole e per le tue preghiere. Procederei giusto così da raccontarvi la visione per la realizzazione di questa piazza. Tutto è nato dal consolidamento del versante di monte dove prestava dei cedimenti e delle frane. E per cui, grazie a un finanziamento del Ministero, abbiamo ottenuto i fondi necessari per sistemare e regimare le acque. Allo stesso tempo, poi abbiamo sistemato la vegetazione e pavimentato. Chiederei magari un intervento da parte del progettista che ha curato l'intervento, Claudio. Claudio Bertano con lo studio di Vicoforte. Prego. Vabbè, così ci racconti No, no, è sempre due caso, aspetti Fabio. tecnici, via. Ah, buongiorno. Prego, prego, mettiti pure qua che siamo. Intanto ringrazio tutti. Innanzitutto ringrazio il sindaco Ferrua, la sua amministrazione comunale e tutti i suoi collaboratori comunali che hanno avuto la fiducia in me, nel mio studio, e poi naturalmente tutti i soggetti coinvolti, in particolare l'impresa Raimondi, diceva, che ha appaltato i lavori, li ha realizzati. E ha già detto quasi tutto il sindaco, è vero quello che dice, si è partiti da una messa in sicurezza del versante e poi quindi si è provveduto alla sistemazione della piazza che prima era sterrata e adesso invece come vedete è pavimentata, quindi consente un utilizzo, un impiego sia pedonale che veicolare molto più agevole. Poi si è anche provveduto anche un po' a intervenire sull'arredo urbano
e speriamo che piaccia a tutti, speriamo, e grazie anche per l'invito e buona festa a tutti. Grazie.